buongiorno, grazie a Radio Salute. Non lo so, io il collegamento mio va bene. Non so, vai alla chiamata, però. Sì. Ecco. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Scompare, guardi, non so perché. Ecco, però scompare. Sì, buongiorno, senta, grazie a Radio Saiuz per avermi invitato. Sono l'avvocato Gennaro D'Agostino della ATLIM Italy, Associazione Liberi Imprenditori Italiani, e della Aliolus, sono due associazioni della società civile molto impegnate nel sociale. Con la prima associazione, la ATLIM Italy, tuteliamo cittadini e imprese contro abusi di potere, mala giustizia, ma in particolare degli abusi del fisco a danno dei contribuenti, dei cittadini e delle imprese. E diciamo che abbiamo creato una cross action penale contro gli abusi di potere del fisco a danno dei contribuenti e parallelamente, diciamo, abbiamo anche iniziato lunedì della settimana scorsa una raccolta firme, una vera e propria petizione popolare contro, diciamo, appunto per combattere gli abusi di potere del fisco a danno dei contribuenti. A questa petizione si può partecipare se siete in campagna, voi cittadini o imprenditori, diciamo che avete problemi di carattere economico, in particolare col fisco. Potete firmare recandovi presso i gazebo, presso i tavolini che sono stati predisposti proprio per la raccolta firme, oppure potete connettervi col sito della ATLIM Italy, che è www.atlimitaly.it, oppure col profilo Facebook dell'associazione, che è ATLIM Italy, e risponde alla semplice domanda: vuoi la pace fiscale e un fisco più equo? Quindi diciamo che questa è la problematica più importante attualmente, che perseguita proprio gli italiani. Cioè il fisco da vessatorio che era, diciamo oltremodo vessatorio, con Equitalia, infatti Equitalia fu abolita proprio per questo motivo, e attualmente persiste, diciamo, questa persecuzione a carico dei contribuenti, che vedono, diciamo, si vedono notificate cartelle cosiddette pazze, cioè piccoli commercianti si vedono notificare delle cifre che non potranno mai pagare, diciamo, pure nell'ambito della loro attività professionale, e tanti altri, diciamo, abusi che vengono commessi a danno dei contribuenti. Quindi noi come associazione siamo tra le finalità principali, abbiamo proprio quella di tutelare i contribuenti dagli abusi fiscali, e lo stiamo facendo. Questa raccolta firme, ripeto, a cui è possibile aderire diciamo connettendosi al sito www.atlimitaly.it o al profilo Facebook ATLIM Italy e rispondendo alla semplice domanda: voi la pace fiscale è un fisco più equo. L'equità fiscale era il primo punto all'ordine del giorno del programma elettorale di Fratelli d'Italia, che è il movimento politico, il partito leader, che diciamo 99% sarà a guida Fratelli d'Italia, cioè il nuovo presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni, che è la leader di questo movimento politico. E quindi noi pensiamo e auspichiamo e crediamo che venga sicuramente attuato questo nuovo patto fiscale per l'Italia, e anche sicuramente sia il nuovo governo, sollecitiamo anche ad attuare una flat tax al 15%, includendo le maggiori fasce reddituali possibili, e diciamo, poi noi chiediamo l'azzeramento delle tasse e anche dell'IVA sui necessità, che sono quei beni che necessitano, diciamo, proprio per, diciamo, sono primariamente necessarie a noi per condurre un'esistenza più serena, più vivibile, e quindi chiediamo proprio l'azzeramento sia dell'IVA che delle tasse, che delle imposte su questi beni.
Ancora noi come associazione siamo ASL Imiter, siamo per l'indipendenza energetica e nucleare del nostro paese, quindi sia alle fonti alternative e sia al nucleare sicuro ed ecologico. Quindi in passato sono stati detti molti no, scelte politicamente parlando, in quanto è stato detto no al rigassificatore a più. Quindi noi abbiamo diciamo un'indipendenza energetica sia a livello per quanto riguarda la fornitura di gas sia a Piombino che in Adriatico, però in modo scellerato è stato detto no da alcune forze politiche, diciamo, che non si rendevano conto evidentemente, oppure non erano favorevoli ad una nostra indipendenza energetica. Noi appoggiamo questa indipendenza energetica in modo totale, quindi speriamo che non ci siano più questi no scellerati, politicamente parlando. Ancora è stato detto anche no al petrolio in Basilicata, che ci avrebbe consentito, diciamo, di per quello che riuscivamo a fare, quanto riguarda, diciamo, ecco, per non sottostare sempre come dire, alle imposizioni economiche delle multinazionali del petrolio che si trovano negli Emirati Arabi. Per cui noi siamo per un'Italia più autonoma, più, diciamo, in cui ci sia un fisco più equo, in cui si rimuovano i vincoli strutturali che limitano la crescita economica. E, al punto, diciamo, da liberare le forze produttive della nostra nazione, che si riparta dal sud, che diventi il centro dello sviluppo e non sia più, diciamo, emarginato come è stato sempre in passato, cioè il sud è stato considerato sempre, come dire, il fanalino di coda d'Italia, marginalizzato, oggetto anche di razzismo, purtroppo, da parte di alcune persone del nord, di alcuni nostri concittadini che evidentemente non ci considerano la loro parte, quindi ci chiamavano e ci chiamano ancora terroni, in modo con disprezzo. Siamo tutti cittadini italiani, quindi noi diciamo non ci devono essere cittadini di serie B e né tantomeno malati di serie A e malati di serie B. Infatti io rappresento anche la ALI ONLUS, che è un'associazione medico-scientifica, tutela dei disabili e di persone affette anche da gravissime patologie, anche molto invalidanti. Quindi noi con questa associazione speriamo che il nuovo governo attui un servizio sanitario nazionale, diciamo al servizio della persona, ecco, non del capitale privato oppure degli interessi dei cosiddetti baroni della medicina che hanno le loro belle cliniche private, essendo primari ospedalieri, diciamo, di reparti ospedalieri pubblici, diruttano da quei reparti ospedalieri molti pazienti presso le loro belle cliniche private, dove si fanno pagare profumatamente per assistere, diciamo, i pazienti. E questo è in piena violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che garantisce a tutti noi il diritto alla salute. Quindi il sistema sanitario pubblico è tenuto a garantire a livello costituzionale, diciamo, il diritto alla salute per tutti noi. Così purtroppo non è come in tanti altri settori, per cui ci sono sempre delle speculazioni. In questo caso però sono speculazioni molto più gravi perché sono a carico di persone che avrebbero bisogno solamente di essere assistite e curate. Noi con l'ALI abbiamo anche uno sportello di ascolto, quindi innanzitutto ascoltiamo le persone che soffrono, poi le assistiamo, le curiamo e facciamo tutta, diciamo, la nostra parte fino in fondo per poter essere vicini a loro, insomma. Quindi noi siamo, ripeto, due associazioni della società civile, la ASL Italy, che tra le sue finalità principali è quella di lottare contro l'iniquità fiscale, vi ricordo, quindi di firmare la petizione popolare che noi abbiamo indetto, connettendovi al nostro sito www.aslimitaly.it, al profilo Facebook Aslimitaly, e rispondendo alla semplice domanda: voi la pace fiscale è un fisco più equo? Per quanto riguarda i contatti, contattate sia la Aslimitaly che la ALI ONLUS chiamando il numero del nostro presidente, il 346 373 0906, oppure il 331
8265363, oppure chiamate il numero fisso 0823 48 40 43, l'altro fisso 0823 80 51 80. Questo per entrare in contatto, diciamo, con tutte e due le associazioni, sia l'ASL Italy che la Alios. Poi, per quanto riguarda i siti, il sito dell'ASL Italy è www.aslimitaly.it, il profilo Facebook è ASL Italy, a cui ci si può connettere per rispondere alla domanda: vuoi la pace fiscale o un fisco più equo? Poi, diciamo, chi invece sia esso imprenditore o cittadino che ha problemi di carattere sanitario e vuole entrare in contatto con la ALIOLS, che è un'associazione medico-scientifica a tutela di persone disabili e altri affetti anche da altre gravi patologie, visiti il sito fondazionemedicali.it. Ringrazio Radio Science per avermi invitato in trasmissione e saluto e ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato. Buongiorno a tutti.